Tre stelle per un nuovo team race pronto a competere per traguardi nazionali e internazionali. L'Unione Sportiva Malonno, che di recente ha inaugurato la sua nuova sede, si è arricchita di tre nuovi acquisti in vista di un 2021 carico di aspettative. La società del presidente Fabio Calzaferri, reduce da un 2020 ricco di soddisfazioni nonostante la pandemia in corso, ha tesserato tra le proprie fila niente meno che i due campioni in carica del chilometro verticale, la Camuna Valentina Belotti e il valdostano Henri Aymonot. A questi, per non lasciare nulla al caso, si è aggiunto anche l'azzurro Massimo Farkas. E dato che quest'anno il campionato italiano di chilometro verticale si assegnerà proprio a Malonno, l'Unione Sportiva del Paese della Corsa in Montagna incrocia le dita. Abbiamo davanti a noi un 2021 davvero interessante, nonostante il momento davvero non sia quello dei migliori. Stiamo ancora affrontando i problemi ovviamente della pandemia, ma noi vogliamo essere positivi, noi vogliamo crederci, vogliamo avere comunque dei sogni. Questi sogni vogliamo che diventino realtà e qualcosa abbiamo già fatto. Quindi con il nostro Mountain Running Team abbiamo creato il Team Race, quindi quello che sarà un team più dotato all'agonismo, quello che in teoria dovrà andare negli appuntamenti importanti nazionali ed internazionali a far ben figurare il nome dell'US Malonno. Già nel 2020 abbiamo fatto dei risultati eccezionali, in cui siamo arrivati quinti a livello nazionale nel Grand Prix Corsa in Montagna. L'obiettivo è quindi l'asticella, abbiamo pensato di non fermarla, ma di cercare di metterla ancora leggermente più in alto. E per far questo abbiamo detto di metterci, tra virgolette, sul mercato, di chiedere a qualche atleta di alto profilo se voleva sposare il nostro progetto. Così è stato e riusciamo quest'anno a tesserare ben tre atleti di caratura nazionale e internazionale. A livello femminile portiamo la più medagliata a livello mondiale, che è Valentina Belotti. Mentre a livello maschile portiamo colui che è il re dei vertical, Henri Aymonot, e il suo caro amico valdostano Massimo Farkas, che è anche lui un atleta che ha già militato a livello della nazionale. Abbiamo quindi tesserato i due attuali titolati a livello italiano del chilometro verticale. E questo vogliamo, forse magari tocchiamoci, facciamo quello che vogliamo. Ma abbiamo il campionato italiano in casa, perché il campionato italiano di chilometro verticale sarà a Malonno con i Pistri Vertical e speriamo davvero di poter rivedere Valentina Belotti e Henri Aymonot vincere di nuovo questo titolo con la casacca dell'Unione Sportiva Malonno. Questo è un grande sogno, ce lo teniamo lì. La speranza è soprattutto quella di far crescere questo sport, di farlo crescere soprattutto qua da noi, perché le montagne le abbiamo, è un territorio di allenamento fantastico. E quindi anche grazie ai vostri canali cerchiamo di fare l'appello a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi, Malonno c'è, Malonno è una casa adatta alla corsa in montagna, chiunque vuole approcciarsi o vuole farlo a livello amatoriale, master o anche a livello agonistico, noi ci siamo.